Non più una sola squadra al comando, ma due, il Bitonto e ora anche lo Sporting Altamura. L'aggancio in classifica della formazione murgiana a quella nero-verde si è materializzato al termine degli incontri della quinta giornata. Un gol di vantaggio e un uomo in più non sono bastati all'11 bitontino per avere ragione dell'Unione Calcio Bisceglie sul neutro di Ruvo. Lo Sporting Altamura, vittorioso in trasferta contro il Carapelle, ne ha approfittato così per raggiungere la vetta della classifica, seppur in condominio. È stata una partita dei due volti, quella tra Unione Calcio Bisceglie e Bitonto. Primo tempo avaro di emozioni, fatta eccezione per il gol lampo di Terrone per i bitontini. Ripresa decisamente con più spunti di cronaca, a partire dall'espulsione della bisceglese in grosso per somma di ammonizioni. Nonostante la superiorità numerica, però, l'11 nero-verde non è riuscito a raddoppiare le marcature e a chiudere la partita. Finale di gara poi favorevole ai padroni di casa, a segno con Di Pierro entrato nel corso della ripresa e addirittura vicini al colpaccio nel quinto ed ultimo minuto di recupero. Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale dei bisceglesi, capaci di inanellare 4 pareggi in 5 giornate, ma la reazione finale fa ben sperare il tecnico Francesco Modesto. Applauso ai miei ragazzi perché hanno avuto carattere e ci hanno creduto e abbiamo anche sfiorato la vittoria. Non sono soddisfatto a metà perché comunque abbiamo subito gol subito dopo 30 secondi, manco un minuto, e quello ci ha tagliato davvero le gambe. Abbiamo cercato di trovare la matassa del nostro gioco, poi tra il primo e il secondo tempo ci siamo riordinati e c'è stato poi l'espulsione di Ingrosso, ci siamo andati un po' in difficoltà, poi abbiamo fatto il pareggio. Vittoria nella quinta giornata per Real Bat, 2-1 casalingo al Corato e Modugno, stesso risultato in trasferta contro la Nuova Andria. Tanti gli incroci interessanti intanto in programma domenica prossima. Il Bitonto ospiterà proprio la Nuova Andria, lo Sporting Altamura sarà impegnato in trasferta contro il Gargano Calcio. Da seguire anche il derby della sesta provincia canosa Real Bat e quello barese tra Modugno e Giovinazzo. In calendario, tra gli altri incontri, anche Celle San Vito, Unione Calcio Bisceglie e Corato Lucera.